Ciao! Ciao, io sono Daniele. E io sono Anna. Benvenuti o bentornati nel Cigno e Grifone. Oggi torniamo dopo veramente tanto tempo a registrare un video perché siccome in questo periodo ha fatto una leggera pioggia, un pochino d'acqua, ovviamente noi non potevamo girare e visto che noi facciamo sempre tutto all'aria aperta non potevamo girare, per cui abbiamo approfittato del primo raggio di sole disponibile per ritornare a fare video, partendo da una prova scientifica. Quindi per riallacciarci al nostro discorso, quindi del trekking medievale, ci siamo chiesti come facevano durante i loro viaggi a rendere i loro abiti, soprattutto visto che dovevano viaggiare per tanto tempo e stare fuori e quindi essere sottoposti magari agli agenti atmosferici, come abbiamo detto poco fa, come fare nel Medioevo a rendere i vestiti impermeabili. Oggi esistono sostanze di ogni tipo, prodotti chimici, tessuti di ogni tipo, quindi diciamo che ovviamente c'è una base chimica che nel Medioevo non c'era, e ci siamo domandati come facessero quindi i pellegrini o semplicemente tutti i viaggiatori a rendere un pochettino più impermeabili i loro indumenti o anche i loro materiali, quindi cose tipo la juta, la canapa, eccetera. Oggi faremo quindi un esperimento con voi per provare tutto quello che abbiamo scoperto quando abbiamo fatto la ricerca su internet e sulle nostre solite fonti, che vi lasciamo sempre nel link in descrizione. Essenzialmente esistono tre metodiche distinte per creare un tessuto impermeabilizzato. Il primo viene fatto con della cera d'api, qua vediamo un vecchio duplero che abbiamo fatto, ormai rotto, per cui lo utilizzeremo per fare questo esperimento. Il secondo metodo invece consisteva nel bagnare la stoffa con dell'olio, e il terzo sistema invece è con la pece. Con la pece non possiamo farvelo vedere perché l'abbiamo dimenticata, abbiamo anche dimenticato la resina per farla da zero, per cui ve lo faremo vedere magari in un altro video. Come primo passaggio prendiamo un pezzettino di juta, quindi canapa, e lo andiamo a strofinare con la nostra cera. Ogni parte ovviamente del nostro pezzettino, anche di qua, in modo che sia coperto perfettamente. E questo è il primo passaggio. Ora lo lasciamo un attimo al sole, così si asciuga, e passiamo agli altri tessuti. Adesso facciamo la stessa cosa sul nostro pezzettino di lino. Vedete? Il quadratino qui è più evidente perché si colora. Prima qui e poi qui, così lo lasciamo asciugare, passiamo al cotone . Faccio dei piccoli pezzettini perché ovviamente dobbiamo fare un test, quindi è inutile fare tutto il pezzo. Naturalmente è possibile fare anche più passaggi. Lo lasciamo asciugare anche questo. Adesso, mentre aspettiamo qualche minuto che la nostra cera aderisca bene ai tessuti, possiamo passare l'altro tipo di cera, ovvero la candela cosiddetta moderna, quindi stearica, per vedere la differenza di effetto. Ripetiamo la stessa operazione su un altro quadrato, però, in modo che sappiamo qual è, e passiamo la nostra cera su un altro pezzettino, prima da un lato e poi dall'altro. Questo e facciamo la stessa cosa. Mentre aspettiamo che tutti i tessuti si asciughino, facciamo la prova dell'olio. Quindi intingiamo nell'olio. Noi ovviamente abbiamo preso l'olio d'oliva per essere il più vicini possibile all'olio che potevano avere nel Medioevo. Intingiamo il nostro tessuto nell'olio e lo lasciamo asciugare. Yeah.
l'ultima prova che andiamo a fare è la prova sulla parte idrorepellente della lana. Come vi dicevo, è idrorepellente, non è impermeabile, quindi avrà una minima resistenza all'acqua, ma comunque dopo un po' tenderà a comunque ad assorbire il liquido. Nel momento in cui noi andiamo un pochino a immergere la lana all'interno dell'acqua, voi vedete che la parte attorno è bagnata, ma se la vado ad aprire dentro è comunque più asciutta. Questo perché sempre per azione della lanolina in pratica l'acqua tenderà a scivolare. Una cosa molto importante è che spesso il vello di pecora veniva utilizzato anche come base per i letti per dormirci di sopra, proprio perché evitava l'umidità del terreno di risalire e quindi di congelarci la notte praticamente. Anche utilizzando il pezzo più grande è la stessa cosa. Vedete che la parte attorno si è un po' bagnata, ma neanche tanto. Adesso facciamo vedere lo zoom, vediamo se si vede meglio, ma comunque se noi lo andiamo ad aprire è sempre asciutto. Adesso che è passato qualche minuto, andiamo a fare anche la prova con le varie cere che abbiamo utilizzato. Adesso facciamo vedere questa che è con la cera d'api, la andiamo a immergere nell'acqua. Come vedete, l'acqua non ha minimamente l'effetto, non so se si riesce a vedere, ma praticamente l'acqua sta di sopra. Nel momento in cui vado a levarlo dall'acqua, lui è perfettamente asciutto, a parte insomma la parte della tensione elastica naturale dell'acqua che si poggia sulla stoffa, ma niente di che. Qui in un pezzettino la cera non è andata e ovviamente si è bagnato un po' di più. Vabbè, se tu vuoi puoi provare la naturale, così la naturale, si vede proprio, esatto, la differenza. Io lo vado a immergere qua dentro, ecco fatto, ecco qui, questa è completamente bagnata, ma si vede forse anche dal riflesso dell'acqua. Se io vado a strizzare, se invece vado a strizzare questa, la immergo, ecco, se la vado a strizzare praticamente non esce nulla, non esce praticamente nulla, perché questa qua ovviamente ha la cera. Adesso facciamo la prova anche con la cera stearica, lo vedete che è anche più bianca dell'altra, e la andiamo a mettere sopra. Ovviamente l'acqua da un punto all'altro non passa perché c'è uno strato impermeabile, per farla passare noi dobbiamo andare a metterla sotto, ma comunque nel momento in cui vado a toglierla dall'acqua lei è tornata asciutta. Qua dietro, che era a contatto maggiore con l'acqua, si vedono i riflessi, e invece qui l'acqua non è passata. Allora, in ultima analisi utilizziamo la canapa con l'olio e andiamo a fare la stessa prova. Allora, diciamo che sulla canapa ha un'azione leggermente migliore. La canapa tra l'altro ha assorbito poco l'olio creando una patina, ma comunque a lungo andare tende a bagnarsi anche lei. Quindi diciamo che l'olio è una metodica buona fino ad un certo punto. E cominciamo a fare la prova con la cera d'api. Ovviamente sulla stoffa bianca la cera d'api si vede di più perché ovviamente è colorata e quindi la stoffa si macchia. Facciamo la stessa prova della canapa, la andiamo a mettere all'interno dell'acqua. Allora, in una zona la cera d'api non è andata, ma praticamente dove la stoffa ha assorbito la cera è praticamente asciutta. Se voi vedete la differenza, qui c'è più acqua, qui praticamente ce n'è di meno. La stessa cosa è anche di qua, facciamo la stessa prova. Nonostante lui è immerso nell'acqua, una parte è bagnata, l'altra parte con la cera è asciutta. Ovviamente se avessimo fatto molti più passaggi, tutta la stoffa sarebbe diventata più impermeabile. Ora, sempre sul lino, facciamo la prova con la cera stearica e l'andiamo a immergere nell'acqua. Anche in questo caso l'acqua sta entrando all'interno delle cuciture, ma se voi vedete in questo punto qui c'è questa bolla di acqua, questa goccia d'acqua che praticamente non viene assorbita, quindi in questo punto la cera d'api è stata messa in maniera perfetta. Anche facendola
ingrandire, comunque il pezzo di stoffa non si bagna. La differenza tra questi due pezzi ovviamente è che qui è andata meno cera, qui è andata più cera. Ultima prova sullo stesso pezzo di stoffa, utilizziamo l'olio, l'andiamo a immergere e vediamo che praticamente viene bagnato completamente, la stoffa tende a inzupparsi. Nonostante abbia creato un leggero strato impermeabile, però l'olio, essendo più leggero dell'acqua, va in superficie e quindi comunque la stoffa risulta bagnata. Quindi dà una leggera idrorepellenza, ma non è potente quanto ad esempio la cera. Ora passiamo al cotone. Abbiamo la parte sempre della cera d'api più macchiata e la andiamo ad immergere. Anche in questo caso il cotone tende a essere un po' più bagnato perché abbiamo fatto un po' meno passaggi, ma neanche tantissimo alla fine. È solo bagnato un po' in punta. La parte posteriore tende a rimanere asciutta. Vedete, qui è comunque asciutta. Di qua è bagnata perché è stata a contatto con l'acqua. Andiamo anche a rimmergere. L'acqua non passa. Anche in questo caso si può vedere una leggera bolla qua sopra. Ora, quindi vale lo stesso discorso del lino. Facciamo la prova adesso con la cera stearica e la andiamo a immergere nell'acqua. Qui abbiamo un effetto leggermente diverso rispetto al cotone, sempre per colpa delle passate, però come vedete l'acqua viene comunque respinta abbastanza bene. Qui di nuovo si è formata quella bolla che vedevate anche sull'altro pezzo di stoffa, eccola qua, sull'altro pezzo di stoffa, e non viene assorbita. Quindi diciamo che la cera stearica ha un effetto migliore, molto probabilmente perché come viene passata riesce a uniformarsi meglio. Ultima prova che facciamo sul cotone è sempre con il nostro olio d'oliva, mi aspetto lo stesso effetto del lino, lo andiamo a immergere e in effetti c'è lo stesso effetto del lino, c'è una leggerissima componente idrorepellente, diciamo un po' come la lana, però alla fine rimane sempre bagnato. Ecco qui, vedete, di qua c'è la parte unta e di qua c'è la parte più bagnata. Siamo giunti alla conclusione della nostra prova ed ovviamente la vittoria aspetta la cera stearica, quindi alle candele moderne. Con la cera d'api abbiamo avuto un effetto importante, ma non così importante, quindi non è impermeabilizzata completamente. Se avessimo fatto magari tanti passaggi, avendo anche una cera più morbida, sicuramente la stoffa sarebbe stata molto più protetta. In realtà non lo sappiamo, perché comunque noi ci siamo basati per fare questo esperimento su quello che abbiamo trovato e sulle nostre fonti non c'era specificato in che metodo loro mettessero, applicassero questa cera. C'era scritto solo di passare la cera. Però non sappiamo se magari le intingevano, la scioglievano e poi l'applicavano. Queste cose ovviamente noi non le conosciamo perché non c'erano scritte, e magari loro avevano anche un altro sistema, un'altra metodologia per rendere questi abiti, questi vestiti un po' più impermeabili. Di sicuro un minimo effetto c'è stato, tranne che per l'olio, che ovviamente, come supponevamo, non ha proprio nessun tipo di effetto, ma sarebbe stato anche assurdo per una persona che viaggiava e doveva nascondersi magari dagli animali intingersi completamente di olio d'oliva, non lo so, cioè onestamente non riusciamo a capire. Sicuramente avrebbe avuto la pelle idratata. Non riusciamo a capire perché abbiano scritto questa cosa, però vabbè. Noi riteniamo che non è assolutamente corretto. Questo tipo di impermeabilizzazione magari non veniva fatta su un indumento a contatto con la pelle, perché per forza di cose l'indumento perde di traspirabilità facendoci sudare. Magari veniva utilizzato su una cappa, su un mantello, su una pellegrina, su un cappuccio, perché perlomeno con l'acqua, con l'umidità, tendeva a scivolare e con anche l'inclinazione l'acqua tendeva ad andare via.
oppure anche su una tenda utilizzata per il rifugio notturno o sul materasso, diciamo, di fortuna che uno si poteva costruire anche. Quindi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. La prossima volta cercheremo di fare la prova anche con la pece, andando a recuperare la pece. Magari cercando di capire se eventualmente possiamo sciogliere e fare altri esperimenti. Se la cosa vi piace, lasciateci un like, fateci capire che ci sostenete. Scusate ancora per il nostro ritardo, ma non è stata del tutto colpa nostra. Scusate anche del rumore di sottofondo di pietre. E grazie di tutto. Alla prossima. Ciao.